Il 24 maggio a Palazzo Lascari si è stato presentato il volume Napoleone, la seconda campagna d'Italia da Parigi a Marengo, di Luigi Manfredi, già generale comandante degli Alpini e senatore della Repubblica. L'incontro alla presenza dell'autore e del presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo è stato moderato da Barbara Florio, presidente dell'associazione culturale Ceva nella Storia, che prima di dare la parola agli ospiti ha spiegato l'utilità di un'ulteriore opera su Napoleone con un'attenta rilettura di avvenimenti straordinariamente importanti e al tempo stesso addomesticati dallo stesso Bonaparte nelle cronache dell'epoca e nella successiva storiografia. Sono poi intervenuti Carla Moruzzi Bollioli, presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, e Domenico Contestabile, già presidente della Commissione Difesa del Senato della Repubblica.